Ecco, vai. Belli miei, sono venuto a lavorare anche oggi. Io cerco il mestiere che fa per me e mi stanno consigliando di venire a faticare, perché no? Buongiorno e salute. Cosa? È un lavoro che si può fare benissimamente, fare la cioccolata. Con le nocciole, si intende? È bello. Che fondamentalmente, buongiorno. La cioccolata. A me te. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ci serve qualcuno, una mano, un aiuto, e io preferibilmente lo sai. Ma un aiuto a fare cosa? Non avevo capito se tu a te serviva un assaggiatore o altro, eh. Ma il periodo che un po' di torrone ci vuole. Brava, perché facciamo torrone? Ma questo serve per fare. Io il torrone, se fate nocciolo. Visto però l'assaggio della nocciola, è diverso. Ma vedi se sono buone. Fama, allora, non è. Assaggia. Com'è? Nocciolo di Giffoni, ovviamente. Il Giffone. Solo ed esclusivamente. Esclusivamente. E per avere quella qualità, però diciamo. È buono. Bando alle ciance! Facciamo torrone. Nocciola? Sì, grazie. Ma vedi? Qui. Nocciolo, ma nel torrone. Ah, scusami. Scusa. No. Perdono, dammi. Ci poteva rimanere male. Si assaggia. Vada, io mescio. Fare! Tutto a busto. Ma sì. Abbondante, sta abbondando. Fare il torrone, fare il torrone. Vabbè, prima che vanno tu andai indica. Ecco qua, da qua poi iniziamo. Ah, sotto te. Allora, partiamo con la pasta di nocciole proprio, vedi? Ah, quella è pasta di nocciole. Pasta di nocciole di fuori, sempre ed esclusivamente di fuori. Cioè, ma questo si può mangiare già così? Già così. Noi possiamo anche assaggiarlo anche così, senza problemi. Allora si può assaggiare! Cioè, hai assaggiato. Mo vuoi riassaggiare, diciamo, con la crema di dolore. Con la crema. Mentre a forma che tu dici, là di che cioccolato? Allora, ovviamente. Poi ognuna. Adesso magari una nocciola lo affianchiamo con la ricopertura di fondente. Ci facciamo il primo strato, ovviamente, di fondente. Una volta ricavato, ad esempio, quello che abbiamo. Abbiamo la nostra signorina Nadia, nel frattempo che noi facciamo così, vedi, mesciamo un po' e lo iniziamo ad assaggiare così, ok? Allora non faccio fare la propria. A me te scusami, la stecca no, mi serve ancora. È un must, il cucciaio, no? Ma l'assaggio comprende, capito, che... Va meglio così, vedi, è più... Sai, è buono. Ma domanda, Nadia. Ma la base si può assaggiare pure senza mettere questa crema dentro? Sì, si può assaggiare, però non mi serve a me. Ah, ok. La sento. Bene, quindi il passaggio è quello di riempire fondamentalmente. Questo qua ovviamente è una classica nocciola internamente. Ma proprio turrone, quello classico proprio? Sì. Qual è? Proprio classico proprio, che per antonomasia. Turrone è una... Cioè, per controllare proprio il vero e proprio torrone, no? Che sia di sapore vero, parti dalla nocciola sempre, assaggiamo. Poi c'è la gianduia, poi c'è il caffè, c'è il trevino, ma la base abbiamo sempre una nocciola in fondo. Comunque, sai perché si fa torrone per morto? Sai quando è nato sto torrone? No, nemmeno io. Intanto si chiama proprio Umurticil, che ha fondamentalmente, caro Mario, la forma di una bara, non l'hai mai fatta mai? La forma da bara, proprio perché veniva proprio fatto nel giorno dei morti. Quanti di voi tengono ancora l'usanza di fare il torrone e da portarlo alla fidanzata, alla moglie, alla suocera? Sento poi la situazione che comunque il torrone dei morti, casa mangia nei vivi. Ecco. Con i costi che ci stanno oggi. Quindi, vado... Metto più vicino, giusto? Questo è un altro assaggio. Tu quando, no? È una poca volta. Ok, e vado qua. E poi eccolo qua. Come volessi accarezzato, perfetto. Come stai facendo prima così, giusto? No. È un po' scarso. Ancora scarso, quindi vado ancora a caricare. Ancora bene, dobbiamo riempire. Sa da regnere un tauta, si deve riempire, eccolo qua. Poi come per magia. Africa, ecco qua. Come va, mi sa, così o tutto contrario? Così va benissimo. Ah, sotto c'era capito, mangia, ma che si è in no? Invece marcia. C'è
Ci vediamo tra 22 minuti. 22. Eccola qua, eccola qua. Passati 22 minuti. Mo' si può mangiare. Ah, perché prima non l'hai mangiato? Cioè, no, ah, dico, adesso, hai assaggiato prima. Prima era un assaggio. Ah, ho capito, ma lo so. Allora, una volta che poi lo sformiamo, lo facciamo riposare un'oretta, un quarto, un'oretta e mezza. Ok, va bene, okay? Andiamo. Quindi il riposo di un'oretta e mezza. Ovviamente. Cioè. Riposo di un'oretta. Perché poi adesso dal frigo, è frigo. Cioè, sì, sì, non riposo un'oretta e mezza. Ha percorso 20 metri. Va bene? Sì. Ma che stai facendo? Qui ti riposi di un'oretta, un quarto, un'oretta e mezza. Il torrone deve riposare un'oretta e mezza. Offra inglese. Assaggiamo, già sta curto la mano, Fabrico, domanda. Ci siamo messi d'accordo per assaggiare. Io vengo a fare video, ok? Proprio per scroccare. Ma tu pensi che io sto facendo per dare contenuto, per fare come si butta il torrone? A me il torrone non mi interessa proprio. Sono venuto qua per mangiare il torrone senza pagare. Ah, ecco qua. È semplice. Dopo il riposo, ovviamente, perché... Ci gustiamo, capi, che... Ecco qua. Il taglio è netto, vedi, così, lo accompagni. E dove ci accompagna? In fondo, poi ovviamente in questo caso lo giriamo, lo spezzettiamo e l'accompagni nello stomaco. E questo poi l'accompagni. Pigli. Assaggiamo torrone. Che viene dal torrone, se non sbaglio il latino, non volessi sbagliare, significa brustolito. O torrona, mira che te magna, di. Mio Mario Vallucci ne sa di cioccolata, sì. Qualcosa, diciamo, lo sappiamo di cioccolata. Quindi tutto parte dalla nocciola. Cioè senza nocciola non può fare niente. No. Però sai, è buono. È buono. No, perché vedevo che prendevi. No, vabbè, più. Comunque. No, stavi prendendo una strada, ma no, io. No, a me non sono un tipo che si piglia roba e se ne va. Ah, ho capito. Sai che. Oh, a me! E non mi rodi perché mi chiamano, beh! No, non sono proprio utile!